che il barboncino sia tra le razze di cane più intelligenti, ma scopriamolo subito con questo IQ test. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. La pazzia colpisce ancora. Ellie, poverina, cerca di riposare, ma non ci riesce perché ha una pazza amica accanto, vero Ellie? Niente, niente, ti disturbo sempre. Tu vuoi dormire, io ti disturbo. Eccoci qui oggi sul mio canale perché oggi testeremo il quoziente intellettivo di Ellie. Dicono infatti che i barboncini siano tra le razze di cani più intelligenti. Lo andremo a scoprire oggi con questo semplice test che potete fare anche voi a casa con i vostri amici a quattro zampe, per capire quale sia il loro livello di intelligenza. In realtà non ci credo tantissimo, però proviamo. Quantomeno ci divertiremo, giusto Ellie? Ti beccherai qualche premietto? Questa sta pensando, ma lasciami in pace, io voglio dormire. Qual è il IQ test? Fatelo tu l'IQ test, che forse è meglio, va. Va bene, allora restate con noi, iniziamo. Eccoci qua per terra, io ed Ellie siamo pronte a iniziare. Ho con me i premietti che darò ad Ellie per fare gli esercizi. Sto usando questi premietti. Niente, tenete con voi un taccuino in cui appuntare ovviamente i punteggi che fa il vostro cane e poi un cronometro perché tutto si basa sul quanto tempo ci mette il cane a fare questi esercizi. Perciò iniziamo. Partiamo col primo, vediamo quanto ci mette Ellie a liberarsi. Hop, avvio. Dove scappi? Ellie si è liberata, ecco, hopla. Quindi meno di 5 secondi, qui mi dice il cronometro. Per il secondo test utilizzate sempre la stessa copertina oppure un asciugamano. Prendete un premietto, Ellie è già pronta qui. Il premietto andrà nascosto sotto ovviamente l'asciugamano e dovete misurare il tempo che il vostro cane impiega a appunto prendere il premietto. Quindi prendiamo l'asciugamano, lo metto il premietto giù. Ellie, aspetta, aspetta, aspetta. Metto giù, faccio partire, avvia. Ellie, prendi il premietto, dai, dov'è? Dov'è? Prendilo, prendilo. Ellie ha già mangiato il premietto e non me ne sono accorta. Ottimo! Ci ha messo circa 25 secondi. Per il prossimo test vi serviranno dei libri da mettere lateralmente e qualcosa da poter mettere di sopra, così che inserirete il premietto sotto e il vostro cane dovrà riuscire a prenderlo utilizzando solamente le zampe. Perciò facciamo ripartire il cronometro da zero, ok? Ellie, mettiti qui, brava. Aspetta. Mettiamo il premio qui sotto e vediamo se Ellie riesce a prenderlo con le zampe, senza utilizzare quindi il muso. Ok, vai Ellie, prendilo, è qui sotto. No, era troppo alto, dobbiamo riprovare. Ritentiamo l'ultima volta, vediamo se riusciamo. Ellie è salita direttamente là sopra. Ellie, scendi! Sei una polpetta, aspetta, lo tengo fisso con la mano. Ok, ho azzerato il cronometro, lo metto sotto, dovrà prenderlo con le zampe. Avvio. Non devi infilare la testa, Ellie. Ecco, sta iniziando a usare le zampe, si aiuta. Si aiuta con le zampe, vediamo se ci riesce. Brava Ellie, infila le zampine. Le zampine infila. Forse l'ho buttato troppo giù. Fammi controllare. Ok, vai. Si riprova, vai, 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 vai. Infila le zampine Ellie. Sotto, vai!
Ehi, se l'hai già mangiato. Meno di 13 secondi. Bravo, polpetto. Per questo esercizio, l'ultimo, vi serviranno 3 bicchieri di plastica. All'inizio ne userete uno e farete vedere al vostro cane che mettete i premietti sotto al bicchiere. Il vostro cane dovrà memorizzare appunto questa cosa del mettere il premio sotto il bicchiere in questa maniera. Dov'è il premietto, Ellie? Si dovrebbe tentare per 10 minuti. Dov'è il premietto, Ellie? Dov'è? Guarda! Oh! Dov'è? Prendilo! Brava, sì, è qua sotto. Hop! Dovreste andare avanti così per 10 minuti. E poi fare vedere al vostro cane che lo mettete sotto un dato bicchiere, quindi lasciarlo qui, mettere altri bicchieri qui, lasciare che il vostro cane capisca che il premietto è qui, gliene mettiamo anche qualche altro così sente di più l'odore. Lo mettiamo sempre qua sotto, copriamo. Ok, Ellie, dov'è il premietto? Dov'è? 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 Ok, ha capito che il premietto è qui, quindi prendiamo Ellie e la portiamo un attimo in un'altra stanza. Dopo la facciamo rientrare e lei deve indicare subito dove si trova il premietto. La porto un attimo di qua e poi la libero. Vediamo se si ricorda dove si trova il premietto. Dov'è Ellie? Dov'è? Brava! Ellie, brava! Ovviamente deve farlo subito. Deve farlo subito. Ellie è andata direttamente su questo bicchiere. Ellie, dov'è? Dov'è? Ha capito che è qui. Eccolo, brava! E quindi Ellie ha superato la prova. Adesso vi dico quali sono appunto i risultati. Brava! Brava Ellie! Brava! Facciamo festa! Sì! Ancora i bicchieri, vero? Stai pensando ai bicchieri, stai pensando a questi bicchieri. Dove sarà? Dove sarà il premietto? Dove sarà? Hop, hop, hop. Che c'è? Hai vinto! Brava! Ok, sono pazza. È ufficiale, sono pazza, bene. E gli ha vinto, è un super genio. Fatemi sapere sotto nei commenti come sono andati i vostri cani durante la prova e se il video vi è piaciuto zampateci un like, iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto zampateci un like, iscrivetevi al canale e poi condividetelo sui vostri social così che tutti possano vederlo. Ciao a tutti amici da Cicci e il piccolo genio che gioca ancora con i bicchieri. Ciao.